Allora, abbiamo ancora frequenta astronomia e vai da Natti dopo il tramonto. Direi che astronomia è veloce, ce la leviamo subito e andiamo a lezione. Vediamo che cosa apprenderemo. Il drago. Suppongo che sia emozionante. Forse stai per vivere un'avventura. Immagino. Guarda qui la tua avventura. Ehi, ciao. Signorine? Professoressa! L'astronomia non è divinazione. Non troverete i misteri del cosmo nelle linee del palmo o in fondo alle tazze di tè. Mi sa che c'è la condivinazione, la signora. I cieli non si svelano all'occhio ingenuo. Ma se vi dedicherete a un'osservazione lunga e scrupolosa, allora col tempo potreste riuscire a scorgerne un barlume. Tenetelo a mente e prendete i telescopi. Questa notte saliremo all'osservatorio. Evviva! Oh, perbacco! Che bella grafica! Non hai ancora un telescopio? Per ora puoi usare quello del signor Takkar. Ma provvedi al più presto. Lo comprerò subito, signora. Vieni, vieni! Controlla pure! Ehi, posso regolarlo io per te? No, no, mettilo a fuoco senza aiuti. Ma non so neanche come si fa, signora, non... Come si tocca sto coso? E mettiamolo a fuoco. Ecco le stelle. Sono un pochino sfocate ancora, in realtà. Sappiate che mi aspetto che vi dedichiate all'osservazione anche nel tempo libero. È chiaro a tutti? Guardi, devo sconfiggere un gnomo cattivo, Il freddo non è mai riuscito a fermare gli astronomi del passato. Pensate anche solo ai tavoli di astronomia che hanno eretto nelle Highlands. Che ho trovato in giro, tra l'altro. Studiavano le stesse stelle che sono sopra di noi ora. È tutto chiaro? Certo, come no? Stiamo morendo. Ah, lei può rimanere un secondo, dobbiamo parlare. Ciao. Non credo che ci siamo presentati ufficialmente. Sono Amit e sono un patito di astronomia. Ciao, Amit. Piacere di conoscerti. Ho sentito dire alla professoressa Shah che non hai un telescopio. Se vuoi ne ho uno in più. Posso prestartelo per il trimestre. No, tranquillo, vado a comprarlo. Non posso prendere il tuo telescopio. Non è il caso, Amit. Potrebbe servire a te. No, davvero, prendilo. Non mi servirà, è quello vecchio. Ah beh, sono allora. Sono riuscito a procurarmi un Celestia Contemplor. Immagino tu lo conosca. Ma che dico, lo conosci di sicuro. Guarda, c'ho il tatuaggio qui. È quello della mia personale collezione di strumenti astronomici. Ma anche il mio vecchio modello non è male. Vetro Goblin e incantamenti ottici di prima classe. Mi dispiace che un oggetto così se ne stia a prendere polvere. Ah beh, allora. Io... Grazie, Amit. Figurati. Comunque, il telescopio è nel ripostiglio proprio sotto di noi. Non puoi sbagliare. D'accordo. Io devo finire di... leggere un paio di cose al piano inferiore. Vieni da me poi e porta il telescopio. C'è una cosa di cui voglio parlarti. Credo che voglia parlarmi dei tavoli di astronomia che ci sono in giro, perché io ne ho trovati un po', ma non sapevo effettivamente a cosa servissero. È possibile l'osservazione delle stelle, ma non è servito a niente. Beh, prima o poi dovevi uscire. Le mani troppo gelate per usare un telescopio. È un cane, vero? Le costellazioni sono bellissime, però non credo valga la pena morire assiderati per osservarle. Beh, lo so, lo so. Ehi, signorine! Ho saputo che ci sono degli strani tavoli di pietra nelle Highlands. Forse sono quelli di cui parlava la professoressa Shah? Esatto, sono quelli. Eccolo qua. Questo sarebbe Grazie. Il suo vecchio telescopio. Sembra praticamente nuovo. Lo so, la gente che tiene bene le cose di solito non si vede che sono usate, lo so, lo so. Sono il primo che le tiene in maniera cristallina a volte gli oggetti. Una notte perfetta per osservare le stelle. Eh certo, signora. Non la sprecherò. Professoressa Shah, desidererei apprendere di più sull'astronomia. È sempre più raro trovare studenti interessati alle questioni celesti di loro iniziativa. Serve solo per le missioni, signora. Per fare gli astri, devi riuscire a sgombrare la mente da tutto il blaterare terrestre intorno a te. Ok. Noi stessi siamo mappe stellari ancora vuote.
Tele bianche che attendono di essere solcate da ciò che l'universo ha da offrirci. Capisci? Hai voglia! Prima in aula ha menzionato i tavoli di astronomia. Di cosa stava parlando? Molto tempo fa, alcuni devoti delle arti astrali posizionarono in giro per il territorio dei tavoli di pietra per lo studio delle costellazioni. Ok. Per secoli, maghi e streghe hanno usato questi tavoli di astronomia per studiare gli astri. E immagino che dovrò farlo anch'io. E ora sono solo un monumento alle intrepide imprese intellettuali di un'epoca ormai passata. Eh certo, come no. D'accordo, grazie. Grazie, professoressa. Non vedo l'ora di osservare gli astri. Ma guarda, ho i brividi piacere. Proprio. Ti auguro una serata stellare. Grazie, signora. Amit, tutto a posto? La notte perfetta per... Oh, rieccoti. Ciao. Ciao a te. Ho il telescopio. È più bello di quanto credessi. Non offrirei mai a un futuro amante delle stelle un lunascopio di terza categoria. Ma mi devi fare un favore. Qualcos'altro? Sì. E che cosa? Ricordi quei tavoli di astronomia di cui parlava la professoressa Shah? Per caso ho letto alcune cose al riguardo. Casualmente. Sembra che ce ne sia uno proprio qui a Hogwarts. Penso che potremmo usarlo per trovare costellazioni nascoste. Certo, come no? Quindi c'era un secondo figuarda, ovvio, però sì, vuoi il mio aiuto. E vorresti il mio aiuto per riuscire a trovarlo? Sì, ci stai? Nessuno. D'accordo, non è che abbia scelte, ha accettato. Preferiscono farsi sputare addosso da una biglia. Beh, sono dei codardi. Oppure gli piace essere sputati. Finché le stelle sono ancora visibili. Una volta lì ti insegnerò a usare quel telescopio. Promesso. D'accordo, almeno sappiamo come usare quei tavoli. Non serve che tu mi convinca. Sono con te. Ma fantastico. Guarda, non subito. Te ne pentirai. Andiamo? Certo, andiamo, andiamo. Dove? Ah, dove c'è il coso degli animali, ok. Il tavolo si trova più avanti, sulle mura del castello. Cerca una piattaforma di pietra, qualcosa che sembri fuori posto. Ci sono molte cose fuori posto in queste parti, Si dice che in origine le postazioni dei tavoli furono scelte dai centauri per l'osservazione rituale. Ma se facciamo un reveglio? Per qualcuno che ama le stelle quanto me. Eccolo là. Io sono felice di essere qui. È bello uscire dall'aula ogni tanto. Ho sentito il campanellio. Credo che intenda qua sopra. Eccomi qui a guidare la carica. Ma perché non vai avanti tu? Come vuoi. Arrivo, arrivo. Cos'hai, paura dei fantasmi? Revelio. Un po' inquietante. Eccola. Anche qui. Che cos'è? Un po' di polvere. Nulla di cui preoccuparsi. Una vasca da bagno. Vasca ingabbiata. Una vasca tenuta sotto chiave tempo immemorabile. Sanno quando si dice la vasca fu incantata decenni fa per inseguire quegli studenti troppo ossessionati nei propri studi per dedicare. Ma Dio mio. Pulito di quanto mi aspettassi. Incendio! Hanno incantato una vasca per far lavare per forza la gente perché puzzava. Ok. Voglio dire, perché no? Un po' di ragnatele. Altre ragnatele. Credi ci siano dei ragni in agguato? Oh, ho capito. No, non così vicino alla scuola. Esatto. Ho capito perché mi ha chiesto di venire con lui. Ha paura dei ragni. La costellazione dovrebbe apparire vicino al centro della visuale. Ah, ho capito cosa dobbiamo fare. Dobbiamo letteralmente mappare le stelle mettendole all'interno dei vari punti. Il telescopio. Potremmo iniziare a compilare la mappa stellare. Ecco fatto. La lira. Non è difficile, anzi. Avevo ragione sui tavoli di astronomia. Sono davvero la soglia delle stelle, come diceva il libro. Evviva! E il tuo contributo è stato inestimabile. Ti citerò nella mia autobiografia, stanne pur certo. Ma se lo dici tu ci conto, eh. Grazie mille, Amit. Non vedo l'ora di leggerla. E io non vedo l'ora di scriverla. Questo Buona serata. Questo è solo l'inizio. Troverai altri tavoli come questo disseminati nei vari territori. Sono in attesa di essere scoperti da un astronomo meritevole. E tu corrispondi alla descrizione. Ah, per quanto riguarda il telescopio, non restituirmelo. Voglio che lo tenga tu. Che sei così mi aiuterai a trovare tutte le stelle. Grazie. Non c'è di che. Ha lenti in vetro goblin e me l'hai già detto. In goblinese. Una lingua che conosco molto bene. Col goblinese è tutta questione di gola. Molto dipende da come pronunci le R. Ho già Comunque, capito. È un bene che la nostra avventura sia stata un successo. A presto. Troveremo sicuramente qualcosa in goblinese e dovremmo chiedere a qualcuno che sappia tradurlo.
casualmente, Natty ti sta aspettando al castello in rovina. D'accordo. Credo ci sia un nemico noto lì, perché c'è un teschio e siamo proprio vicini a dove Natty ci ha chiesto di andare. Sono sceso dalla scopa e ho carezzato subito un gatto. Ti giuro che se c'è un trofeo per i gatti, mamma mia, sarà il mio trofeo preferito a vita. Leviosa, Glatti, Confringo, Dipingo. Madonna mia, che colpo. Eccomi qui, Natty. Appena riesco a passare. C'è una carrozza dirottata, credo. Dammi un secondo che prendo il teletrasporto. Ecco qua. Natty? Natty? Dove vai? Qui. Se stava andando questa. Psst, qui. Vai piano. Per fortuna hai ricevuto il mio gufo. Non facciamoci vedere né sentire. Natty, d'accordo. Che succede? Perché mi hai dato appuntamento qui? Come promesso, ho fatto qualche indagine per scoprire cosa sta tramando Harlow. L'ho seguito fino alla testa di porco. Ho notato che stava leggendo una lettera. Non ho potuto vederne il contenuto, ma portava la firma e il sigillo di Victor Rookwood. E poi c'è un'altra cosa. Ho sentito Harlow parlare di te con i suoi compari. Che ti abbiano scambiato per qualcun altro? Purtroppo no, credo di no. Rookwood e Harlow vogliono catturare proprio me. Perché mi hai mentito? E cosa vorranno mai da uno studente di Hogwarts? Allora, ti ho mentito perché sono fatti miei. Ma so di potermi fidare di te. Rookwood e Harlow vogliono una cosa che abbiamo trovato alla Gringot, io e Fig. Quando siete stati alla Gringot? Tanto tempo fa, ormai. Poco prima di arrivare ad Hogwarts. È il motivo per cui ho fatto tardi allo smistamento. Ci ha condotto lì una passaporta dopo l'attacco del drago alla nostra carrozza. Ma che diamine... C'è un'altra cosa. È un po' bizzarra, ad essere sinceri. Gli dice della magia antica, vero? Fig dice che ho una strana connessione con una potente forma di magia antica. Non... Ma che significa? Sto ancora imparando, ma ne vedo in giro le tracce e riesco a lanciare magie che non so spiegare. So che è molto da assimilare. In effetti sì. Avrò molte domande da porti. Vai tranquilla. Ma per ora, ci basta sapere che Rookwood e Harlow sono una minaccia per entrambi, anzi per tutti. Dobbiamo trovare il modo di fermarli. Per sempre. Quella lettera è la prova tangibile che serve all'agente Singer. Per questo ho seguito Harlow fin qui e ti ho scritto. Ho bisogno che mi aiuti a recuperarla. Ok, missione stealth. Sei molto determinata a fermare Rookwood e Harlow. Perché? Esatto. Ho conosciuto degli uomini così in Uganda. So cosa può accadere se non li si ferma. Ah, è semplice, è empatia, insomma. Prometto di raccontartela quando avremo più tempo. Per ora, pensiamo alla nostra missione. D'accordo. Ti aiuterò a trovare la lettera, Natty. Mi fa piacere. Per prima cosa, dobbiamo entrare nel mastio. Io controllo l'ingresso principale. Tu cerca un altro passaggio. D'accordo. Non vedo guardie, ma dobbiamo comunque cercare di far più piano possibile. Dopotutto, Harlow è qui. Boss fight? Quindi io devo andare da quella parte e fammi indovinare. Dovrò diventare invisibile. Allora, un bel po' di oggetti li vedo col rivelio. Chissà cosa serve. Non lo so, ma credo che serva depulso. Depulso! Esatto. Ha funzionato. Vieni con me, ecco qua. Che poi come al solito, vai a prendere quella cesta e mettila qua per poter... Wingardium Leviosa! Per poter passare. Però intanto se usassi la scopa 2 secondi, ci arriveremo senza problemi. Devo entrare nella guardiola e aprire l'ingresso, così Natty potrà finalmente entrare. Più che altro non vedo nemici. A parte in realtà il teschio sempre sulla mappa. È molto probabile che ci sarà un boss noto. Forse al di fuori della missione però. Confringo. Ecco fatto. Ah, non posso passare se sono accovacciato? Che cagata. Posso entrare dalla finestra? Strano, ma è vero, no? Deve esserci un altro modo per entrare. Chissà, magari usare la magia mentre sei accovacciato? Te la butto lì? No, è troppo difficile tirare fuori la bacchetta mentre stai tutto rannicchiato. È vero, è vero. Sono io che pretendo troppo da voi. Forse questo serve ad aprire l'ingresso. Ma chi lo sa? Defuzzo! Ah, devo farlo più di una volta. Ecco qua. C'è una lettera? Sì. Non riesco a credere di doverlo mettere per iscritto, ma voi zucche vuote non volete proprio ascoltare. Il cancello si apre spingendo e non facendo esplodere. Se lo trovo un'altra volta in 1000 pezzi, giuro che... Confringo! No? Ammetto che ci avevo pensato. Però di sopra... Posso salire sopra? Sì, posso salire. Aha. Però non oltre questa zona. Action! Ecco fatto! Finalmente! Arrivo subito.
Arrivo subito. Fatto tutto io. Sapevo che ce l'avresti fatta. Andiamo, alla porta ci penso io. Quella lì chiusa da quel lucchetto gigante? È certo, facile per voi. Io ci devo mettere 5 minuti a trovare ogni volta la combinazione. Scommetto che Harlow e la lettera sono lì dentro. Dovremmo fare molta attenzione quando... Riesco a sentirli. C'è un troll? Trattenete quell'animale! No, è un ippogrifo! Ma lasciatelo in pace, bastardi! Ma povero! Alla forte! Conosci quell'ippogrifo? Riportate sul tetto quella bestia ora. Ma che stronzi! Va bene, nuovo piano. Io prendo le prove e tu liberi l'ippogrifo. D'accordo? È la nostra occasione, forza! Natti, aspetta! Ecco, ora rimango fuori. Dannazione! Deve esserci un altro modo per raggiungere il tetto da qualche parte. Una scopa magari, sai? Spero che Natti non finisca nei guai. Sai, sai volare con la scopa, potresti usarla. Defuncio! Ti immagini se cadeva in testa qualcuno e... Levioso! Allora, vieni con me tu. A volte confondo ancora Wingardium Leviosa con Levioso e mi dimentico che con Levioso posso solamente alzarlo senza spostarlo, gli oggetti. Ma... vabbè. Ok, mettiti qui e ora rimani in aria. Non ecco fatto. Il posto più sicuro in cui intrufolarsi. Un castello. Aspetta, aspetta. Devo diventare invisibile. Vediamo se... Quando le nostre aspettative andranno in fumo e le nostre tombe ci accoglieranno prematuramente. La vedi questo Thanos? Ok, volevo spingerlo di sotto, onestamente, però è caduto lo stesso. Va bene così. Dici che ce la faccio a spingerlo di sotto? Ma se io invece facessi così? Vedi questo Thanos? Via, 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 non mi ha visto. Ah, ora sì che mi diverto. Zitta, non mi hai visto. Non vanno a controllare? Vabbè, beccati questo allora. Nome di Merlino, cosa? Ho sentito qualcosa. Proteggiti. Expelliarmus. Siete insolente! Ma zitto. Ripendo. Mi dispiace. Ecco fatto. Hanno fatto la fine che volevo che facessero, ovvero cadere di sotto tutti, quindi è stata una vittoria. Alomora. Meno male che abbiamo Alomora, guarda. Quando sei dentro queste parti del castello così, molto spesso mi ricorda quando giochi a Skyrim. Spero che Natti se la stia passando meglio. Sicuramente sta meglio di noi. Serratura di livello 2 e mi mancano pochissime lune in realtà per poter passare. E vedo delle ceste. In realtà mi sa che le lune che ci servono io ce le ho. Ne ho trovate ancora un paio in giro. Tornerai a casa in una bella scatola di legno. Arresto un momento. Expelliamo. Cadi di sotto. Aspetta. E incendio. No. Di sotto. Posso aprirla questa? Sì, perfetto. Natti, addo stai? Ehi, sei viva? Alla forte. Ah, alla forte. A posto. Sta tranquilla. Eccoti. Non farle del male. Stai buono. E certo, lei con un colpo ogni volta. Ho paura. Ecco, e allora sei scema però, Nulla, madonna, pure. A parte che non ho visto raggi verdi io. Non ho visto Avada Kedavra andare. Che bello. C'è il treno. C'è il treno di Hogwarts.
Vai alla forte! Vola più veloce! Quello è l'espresso per Hogwarts. Sarà di ritorno da una corsa fuori programma. Cosa dobbiamo fare? Buttarci sopra il treno, come Mission Impossible. Vai alla forte, scendi giù. Ciao gente! Vola in alto, vola in alto! Non riesco a capire se sia più veloce o meno di volare sulla scopa, però sicuramente è figo. Chissà se al castello riescono a vederci. Secondo me vedo dei cretini che volano su degli ippogrifi, si stanno facendo delle domande. Io intanto volo a pelo d'acqua. Ah, posso proprio entrarci anche in acqua. Bello, queste sono... È incredibile, vero? Sono belle citazioni ai film. E intanto sta diventando giorno all'improvviso in 2 secondi, però vabbè, dettagli quelli. A parte come abbiamo fatto a raggiungere poi l'altro ippogrifo, magia della cinematografia questa. Guarda, guarda, arancione 2 secondi fa, adesso è giallo mattina proprio. È stato fantastico, non trovi? Fino alla fine ho dubitato di uscirne in vita. Non c'era motivo di preoccuparsi. Avevo tutto sotto controllo. Proprio, fatto tutto tu. Povero Harlow, gliel'ho sfilata da sotto il naso. Non mi aspettavo che ci avrebbe lanciato contro la maledizione mortale. È un tipo vendicativo. Stai in guardia. Certamente. Cosa diceva la lettera? Cazzi miei! Rookwood sta cercando una fenice. Il treno intanto. Non so proprio dove la troverà. E ordinava ad Harlow di ispezionare quel castello per i bracconieri. È abbastanza per far incriminare Harlow. Porterò la lettera all'agente Singer. Dovrà per forza intervenire quando la vedrà. Ma ora dimmi, dove hai conosciuto questi ippogrifi? A lezione! Solo alla forte. Me l'ha presentata Poppy. Poppy Sweeting conosce un ippogrifo? Ma sì, di cosa mi meraviglio. Per Poppy sarà un sollievo sapere che è alla forte e al sicuro. Ho chiesto aiuto alla persona giusta. Che vuoi farci? Sono preoccupata. Devo andare. Passa appena puoi, avrò tante cose da raccontarti. Ma l'ippogrifo me lo tengo? Mi sa che anche lei si tiene l'altro, eh. Che bel piccione che sei. Nuovo gem. Ma che brutto ogni volta. Alta fortezza. Ma Sepulcri è nuovo oggetto sbloccato. Calligo, nuovo oggetto sbloccato. Nuovi spazi sbloccati nell'inventario degli animali. Ma che brutto che li tengono come fossero davvero. Ecco, così. Come fossero dei cacchio di... come si chiama? Di un mago cui Harlow dà di oggetti. Potrebbe essere in grado di fornirci le prove di cui abbiamo bisogno per sbarazzarci di lui. Dovremmo andarci a parlare insieme. Incontriamoci a casa sua. D'accordo. Per favore, raggiungi Tick alla stanza delle necessità quando hai un momento. Mi ha detto che ha qualcosa da dirti. D'accordo, io vorrei andarci alla stanza. Presumo tu abbia notizie del goblin che hai menzionato. Incontriamoci alla sala delle mappe per parlare di questo e delle prossime mosse. Certo. Allora, per quanto in realtà... siamo saliti di livello intanto. Per quanto in realtà non mi vada tanto di andare alla stanza delle... Ah, così? Ah, ma sono due cavalcature... Non ci avevo fatto caso che c'erano due cavalcature diverse. Una è quella volante e una è quella da terra. Quando la otterremo, immagino. Però vorrei andarci un attimo alla stanza delle necessità io. Comunque, nell'equipaggiamento, esatto, noi abbiamo ala forte, quindi Calligo, bello! Hai ottenuto la fiducia di questo meraviglioso ippogrifo nero. Ti sarà ora concesso di solcare i cieli sul suo dorso. E Sepulcria, una femmina di Terstal docile e gentile che ti permetterà di liberarti tra le nuvole del suo dorso. Allora, i Terstal sono effettivamente bruttini, però... cavolo, voglio provarla. Che poi probabilmente la gente non mi vede a cavallo del Terstal. Mi vedrà volare seduto così a caso. È una mia impressione o il Terstal è più lento dell'ippogrifo?
Ok, eccoci nella stanza delle necessità. Avrei bisogno di parlarti quando hai un momento. D'accordo, Tic. Per fortuna non mi hai fatto partire subito la missione, bravo. Voglio andare a vedere l'ippogrifo, anzi, gli ippogrifi, e metterei giù anche il Terstal. Limite di specie raggiunto. Ah, certo, solo 4 specie possiamo avere in giro. Ho insistito con Infaustus a proposito dello scriptorium di Salazar Serpeverde, ma i miei sforzi sono stati vani. Raggiungimi davanti alla sala comune dei Serpeverde. La telecamera è rimasta un attimo indietro. Credo sia stata colpa di Sebastian. Oh cavolo. La telecamera è rimasta sul Bugalf e io sono qua con l'ippogrifo. Che bello che è, mamma mia. Ok, per fortuna è tutto a posto. Mi dai la piuma tu? Grazie. È volato. Torna indietro. Adesso ti do da mangiare, dammi un secondo. Ed ecco anche una spazzolata. Che bello che è l'ippogrifo, mamma mia. Che bello si è... Oh, che carina che sei alla forte. Credo di aver capito una cosa. Gli animali che hanno colorazioni uniche, forse, non vorrei azzardare, ma forse ti danno più materiali.